amici, benvenuti. Oggi vi voglio preparare il tronchetto di Natale. Un tronchetto da fare molto semplice, senza cottura e con una crema al Ferrero Rocher. Quindi preparatevi perché questo dolce è una bomba. Adesso per prima cosa prepariamo la crema al Ferrero Rocher. Ho montato 500 ml di panna. Vado ad aggiungere 300 g di crema alle nocciole. Io ho usato una crema Rigoni. Inizio a montare un po' con le buste e la vado ad incorporare alla panna. Qui ho 200 g di wafer alla nocciola sbriciolati, che ho fatti tutti sbriciolati, li aggiungo alla nostra crema. E poi le nostre noccioline, che sono 60 g. Continuo a mescolare finché tutto è bello omogeneo e poi prepariamo il nostro tronchetto. La nostra crema è pronta, ve la faccio vedere. Guardate qui che bella e che buona. Adesso ho steso due fogli di carta di quelle là trasparenti sul piano da lavoro. Vado a prendere delle fette di pane, questo qua senza la, pane tramezzino sarebbe, senza il contorno, e le vado a disporre. Facciamo tre. Io una cosa me la devo dimenticare. Uno. E due e tre. Andiamo un po' a schiacciare. Adesso che faccio? Prendo il mattarello e vi faccio vedere come schiacciarli un pochino, così si aderiscono e mettiamo sulla crema. Eccoci qua. Col mattarello vado a stendere un pochino le fette. E poi
con un pennello da cucina vado a bagnarle un pochino con il latte. In modo da renderle un pochino morbide, ma non troppo. Ho steso un altro poco con il mattarello, quindi adesso è diventato ancora un pochino più grande. Adesso vado a mettere la nostra crema. Con una spatolina mi aiuta a stenderla. Questo è un dolce da poter preparare per queste feste di Natale perché non richiede cottura e quindi è anche molto veloce da fare. Stendetela bene su tutta la superficie del pane. Io continuo e poi vi faccio vedere com'è arrotolato. Ecco qui amici, guardate, ho steso tutta la crema bella qui sul nostro pane tramezzino e ne ho lasciata a metà da parte perché questa serve per la decorazione del nostro tronchetto. Prendo la pellicola ai lati e piano piano inizio ad arrotolare. Guardate, molto semplice. Arrotolate come una caramella, chiudete bene i bordi da tutti e due i lati, così. Eccolo qua. E adesso questo qui va in frigo per circa un'oretta e dopo lo decoriamo insieme. Ecco qui il nostro tronchetto, è stato un'ora nel frigo, ho tagliato i due lati, eccoli qua, che vanno per decorazione. Ho riempito la sac à poche con la crema, infatti, e adesso vi faccio vedere come iniziare la decorazione. Comincio da sopra così non riuscite a vedere. Continuo. Finisco con la crema e vi faccio vedere. Eccolo qua. Guardate che bello. Adesso ci mettiamo un po' di granella. Si chiama il nostro pelle. E naturalmente i nostri ferrero rocher. Eccolo qui, il mio tronchetto di Natale Ferrero Rocher è pronto. Io vi ringrazio e spero che questa buonissima ricetta vi sia di ispirazione per un dolce di Natale, vi sia piaciuta. Mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!